Credo che sarà il corpo di ballo, immagino. Certo. Credo che saranno. Esatto. Pensavo fosse lei. Sarebbero state una fila di 15 lei, e quindi sarebbe stato un po' complesso. Ma io sono dei sosia, no? Tutte sosia di lei. Di Alessandra. Devi scoprire qual è. Sai che è un'idea pazzesca. Ma questa è una bella idea, però. Questa è fighissima. Penso che l'abbiano fatta in ogni contesto. No, non è vero, non è vero. Cioè, nel senso. Ragazzi, sono particolarmente rapito. Sta per partire, eh? Allora, c'è un momento di silenzio allo stadio di San Siro, per modo di dire, perché ci sono migliaia e migliaia di persone. Tu parli a bassa voce perché? E perché non voglio interrompere, voglio infastidire. Ok, parliamo così, dai. Ok. Allora, sta iniziando il concerto, ragazzi. È il momento della suspense. È partito il coro, sentite. Non è un fruscio, è il pubblico. È il pubblico che acclama Alessandra Amoroso in questo suo primo stadio dopo 13 anni di avventura. Eccolo! Viscardi! Viscardi, immagino, deve essere bellissimo. Scusate. Allora, un paio di amici allo stadio questa sera, sì. E ho detto: mi raccomando, cantate forte perché vorrei riconoscere la vostra voce durante la diretta. Riusciremo a farlo sicuramente, Luca. Certo. Le ragazze sono sempre immobili. Sì, credo che sia proprio da copione questa certo. cosa. Questa è la tensione che stanno provando tutti quanti, sta per iniziare, pronti a far partire una coreografia. Anche sul palco ragazzi incappucciati. Detta così sembra un film horror, però Luca. Cioè, nel senso. Ma sono tantissimi, tra l'altro. Ma sono incappucciate perché stanno entrando, però nel senso che stiamo facendo. Attenzione, tutti quanti si recano verso il palco. Non c'è una sola persona che non abbia lo smartphone in mano. Eh beh, Luca, da 10 anni a questa parte certo, succede certo, questo, poi detto da te mi stupisce. Esatto. Comunque ragazzi, stanno salendo sul palco, credo decine di ballerine, immagino. Ballerine, immagino. Che si stanno salendo. Coreografia. Esattamente. In realtà sono mimi, voi non lo sapete. Mi ricordano un po' tra Ice White Shot. Esatto, un po' quello. Sono coperte. E che marciano, si sente dal suono. Questo è il suono della marcia di avvicinamento. Ci siamo. Tutto accade. Momento di tensione, Matteo. Beh, questo qui è proprio il momento dove è giusto scendere da regina. Outfit importante. L'ossigeno adesso non serve più. Stavo cercando su un vantello dalla strada alle stelle blu. Il suo amore è un demonio. Vale la pena guardare in su. Il cielo è per noi, so cosa vuoi. Occhi negli occhi rilusi. E la vita con il sole sul viso, vento da finestrino, mentre scappi con me. E la vita in un solo
Così comincia Tutto Accade. Star internazionale, cioè veramente un inizio pazzesco. E allora adesso Tutte le volte, Alessandra Moroso. Innamoro sempre del tipo sbagliato, stavolta sei tu. Però ci credo sempre e penso meno male. A volte le ascolto i consigli e siamo sempre un po' figli. E il cuore in mezzo a grovigli, ti sento solo se stringi. Ma dove sei non ti vedo, io non ti vedo più. Forte! Sembra una strana voglia di amarti. Se l'amore è un gioco da me, tra un altro cammino da te. E se non io dovevo andare così, dopo un sorriso ma sì, ricorderai che mi dici, qual è chi tra le tue braccia. Ehi! Dove se non ti vedo, io non ti vedo qui.
Beh, qui adesso è gioia, è finita la tensione, è passato il momento di tensione. Esatto. E mo se lo gode. Bello, ragazzi, bellissimo. Però è entrata inizio concerto veramente da stare internazionale. Bellissimo, pazzesco. Devo dire. Siamo dedicati al momento più recente di Alessandra Moroso in diretta su RTL 102.5. Dopo tutte le volte, il bisogno che ho di te. Una proposta incredibile, osservo bene dall'alto, e sembra un punto lontanissimo, convincimi a partire adesso qui. Bisogno che ho di te, non si è mai potuto estinguere. Bisogno che ho di te, sopravvivere i principi e tutte le regole. Le stelle, voltate le spalle, non sapendo che scegliere. Ma se arrivassi d'inferno, la notte di San Lorenzo, e mi fosse concesso un desiderio inespresso, non sarebbe per te. Ma questo te è quale, questo te è quale. Una proposta incredibile, mettiamo giù tutti i muri. Lo so che sembra difficile, eppure guarda Berlino, precedente indelebile. Bisogno che ho di te, si è sempre saputo distinguere. Bisogno che ho di te, sopravvive i principi e tutte le regole. Ci siamo detti per sempre, promessi alle stelle, guardati le spalle, non sapendo che scegliere. Ma se arrivassi d'inverno, la notte di San Lorenzo, e mi fosse concesso un desiderio inespresso, sarebbe per te. Perché ho bisogno di te, come una festa in paese, camicie coi fiori, canzoni d'amore, e sei pure te. E se arrivassi d'inverno, un cielo quasi perfetto, e mi fosse concesso un desiderio inespresso, sarebbe per te. Non puoi sapere quale. Buttai lo sguardo sul tuo cuore, c'è una capitale. Corrono le mani sulla pelle, come un tangenziale. Naufragai a schiena nel tuo braccio, profondo come il mare. Ci siamo detti per sempre, promessi alle stelle, portati le spalle, non sapendo che scegliere. Ma se arrivassi d'inverno, la notte di San Lorenzo, e mi fosse concesso un desiderio inespresso, sarebbe per te. Non puoi sapere quale, non puoi sapere quale, non puoi sapere quale. Perché ho bisogno di te. Se avete appena acceso la radio, questa è Alessandra Moroso live su RTL 102.5. Che bomba! Che Thomas, bomba. Che dici? Ma guarda, io riesco a respirare un po' l'emozione che lei sta provando. Buonasera a tutti! Sentiamo che sentiamo. Dice. Che figata! È una cosa bellissima. Benvenuti al nostro primo stadio insieme. Mi sono detta mille volte di non voler piangere e non so se riuscirò a mantenere la promessa, ecco, già ve lo dico, però io una promessa questa sera ci tengo a farla e desidero per il tempo che verrà farvi emozionare, pensare, piangere di gioia, emozionare, farvi innamorare, ma soprattutto portarvi nel mio mondo, quel mio mondo fatto di due anime che finalmente si sono viste, prese per mano e comprese. In questi anni nel mondo sono successe cose incredibili, surreali, e questo non può essere cancellato, ma possiamo metterlo da parte, perché oggi è quello che conta, noi qui adesso. Per questo, proprio adesso, ho bisogno del vostro aiuto, tutti insieme così.
tutti, tutti. Beh, c'è un'energia bellissima, no? Allo stadio questa sera, allo stadio di San Siro. Assolutamente sì. Bello, bellissimo. In diretta su RTL 102.5, un'altra grande esclusiva di questa estate meravigliosa. E Alessandra Amoroso, dopo averci portato nel suo mondo più recente, quello del 2021, ci porta indietro, torniamo al 2016 con Avrò cura di tutto. Troppa gente in giro che si prende in giro, troppe mani in mano, troppo amore in vano, troppa delusione, fatta un'eccezione per... Grazie. Troppi disfattisti, troppi gli arrivisti, troppi nervi a pezzi per tenerli saldi, troppi colpi bassi, troppi cambi resti mai per me. Per chi non guarda mai oltre il margine e per chi disegna là, perché la vita un po' da vincere e proteggimi, ricorda sempre. Povera coscienza, povera pazienza, messi a dura prova dall'altri arroganza che ci ha reso inerti, spesso troppo incerti o spesso tristi. Cura l'amarezza, culla la bellezza, una grande porta da lasciare aperta, lascia fuori il resto, lascia pure fuori il mondo contro. Per chi non guarda mai oltre il margine, per chi disegna la catastrofe, perché la vita è un po' da vincere, tu difendimi, ricorda sempre. Per rendersi più liberi, che brucia la ferita, sì, ma solo per difenderci, ricordati sempre, ricorda, ricorda, che nel disordine di tutto sembra distrutto, ma ricamo io e te, avrò cura di tutto. Conoscere anche la band di Alessandra Amoroso. Questo è un momento sempre epico nei concerti. Cioè, che è la soddisfazione proprio dei musicisti. Cioè, questo glielo devi concedere, è bellissimo. Se siete all'ascolto di RTL 102.5 attraverso la radio, il consiglio è di prendere il telefonino, dare un occhio alla nostra app oppure al nostro sito internet e buttare così uno sguardo alla radiovisione, perché il colpo d'occhio di San Siro è bellissimo proprio. Sì, confermo, pazzesco. Abbiamo ascoltato Avrò cura di tutto in questa serata speciale, scintillante Alessandra Amoroso, davvero. Io me la sto ballando, eh.
È vero, e continuerai a farlo con la prossima, perché qui torniamo al 2018 e c'è Alessandra Moroso che è la stessa. Ridi, ridi come ridi tu, se ti va puoi restare, però se piove ti prego accompagnami al mare, perché... Se sei grigio da giorni, ricordare che dall'altra parte del mondo qualcuno guarda il sole. Ora si fa, non lo si impone, se ti va me lo insegni, però se ho voglia di uscire lasciami fare, perché non muore un passo, e ricordare che dall'altra parte del mondo c'è chi toglie i tacchi per ballare. Ora che il vento ci smetti il naso, cos'altro ti sembra davvero importante? Ora che cambia la giacca e la destinazione, ragazza colorata. Sei tu. Ridi, ridi come ridi tu, se rimani va bene, però l'abitudine lasciala fuori, perché mi dà fastidio vedere nulla di nuovo. Si parla sempre di amore per poi non farlo veramente. Prenoterò il tuo buon umore e una camera con vista. Alessandra Moroso dunque su RTL 102.5 la stessa. Questa sera voteremo anche il nostro tatuaggio preferito di Alessandra. Ho visto un mango, può essere? Sul braccio destro o sinistro c'era un mango. Thomas invece? Io non ho visto mango, ascoltiamo magari. Non l'ha vista mango, ha detto. Non l'ha vista mango. Allora io voglio sentire che sapore ha Alessandra Moroso. Sotto casa tua, se siamo insieme possiamo andare via. E sapore la nostra storia d'amore, hai gusto dolce di un'estate da inventare, dove lasci lì i pensieri. Cercano parole. Che sapore ha la nostra
solitaria che aspetta solo te e me. Questo cuore ha la nostra storia. Alessandro Amoroso lascia il palco di San Siro dopo aver suonato e cantato Che sapore ha. Sul palco in questo momento una schiera di ballerini super fisicati. Thomas non c'è solo perché questa sera doveva stare qua. Esatto, doveva stare sul palco. No, a no, ballare. In realtà adesso sono i ragazzi. Prima c'erano delle ragazze, tra l'altro non so se avete visto. Tutte col caschetto. Tutte la parrucca. Il caschetto di Alessandra, iconico. Esatto, esattamente. Tra l'altro vorremmo sentire anche il vostro parere al 378-378-1025 su quello che state vedendo di questa serata Tutto Accade con Alessandra Amoroso. A proposito, sentite qui a proposito di messaggi. Ciao RTL, sono Mirko da Pordenone. Sono già davanti al mega schermo di casa. Forza Ale, la tua big family è tutta davanti alle TV. Mi piacerebbe essere stato lì, però non c'è stata la possibilità. Beh, un bacio a tutti voi e in bocca al lupo Ale. Beh, te lo raccontiamo. Bello. Noi, no? Quello che succede, sì, questa, certo, sera. Allora, che dici? Torna, che... probabilmente un cambio d'abito, dici? secondo me però, sì. Mi scaccia, abbiamo scritto, cioè, cambio sappiamo d'abito. Ma no, cambio, fai finta d'abito, di non sapere. Posso dire, secondo me sì, cambio d'abito. Allora, questo vuol dire che la tutina non la usa più e me la può prestare per i prossimi giorni. Ti do dei soldi se te la metti in una puntata a caso della suite, Luca. Vai, con quella tutina glitterata aperta dietro. Esatto, meraviglioso. Chi con un vedo vedere, non eh? Vedo. Preparatevi perché sarà il prossimo dei soldi, fai tu la cifra, noi te la diamo. Adesso invece è cambiata l'atmosfera sul palco dello stadio San Siro con Alessandra Amoroso in fase di cambio palco. La ritroveremo per ascoltare Un senso ed un compenso, accompagnata adesso anche dagli strumenti orchestrali che sono comparsi sul palco dello stadio. Tutta casa, nonostante le finestre siano ancora tutte chiuse e qualcun altro ti starà aspettando da qualche altra parte, ma non ne conosci i lineamenti, altrimenti già saresti lì. Supereremo le correnti della nostra nostalgia, sentirsi inadeguati ma restare fermi qui lo stesso. Ho preso porte in faccia e non riesco ad aprirle più. E non puoi mica farci qualcosa tu. E non puoi mica farci qualcosa tu. Non è difficile partire. E cosa ci resta? Se avremo poco da dire, sarà il silenzio a parlare. Non è difficile partire. E coraggioso restare. Se ci dovesse ferire, ci sarà un senso ed un compenso tutto questo. Un senso ed un compenso tutto questo. Mentre i colori della sera fuori iniziano a scemare, lo sguardo è perso tra milioni di strati, dicevo, in nuvole. Supereremo tutti quei frammenti di malinconia. Il cuore pieno di fratture smetterà di farsi male.
ci siamo chiusi in faccia, non l'abbiamo più. E non puoi mica farci qualcosa tu. Non è difficile partire e coraggioso restare. Ci avremmo poco da dire, sarà il silenzio a parlare. Non è difficile partire e coraggioso restare. Se si dovesse ferire, ci sarà un senso ed un compenso a tutto questo. Un senso ed un compenso. Supereremo le correnti della nostra nostalgia e avremo nuovamente la pazienza che avevamo perso. E nonostante quelle notti maledette, le disarmonie che non ti sto a contare pure, siamo qui. Non è difficile partire. Se avremmo poco da dire, non è difficile partire, è coraggioso restare. Se ci dovessi ferire, ci sarà un senso ed un compenso a tutto questo. Bello, bello, bello quello che abbiamo appena sentito, un senso ed un compenso con Alessandra Amoroso. Titolo nobile, è titolo vero. Nobile, un bel titolo. Ora sta qui per c'è arrivare, dell'emozione. Posso spoilerare? Sì, sta per arrivare una canzone, una delle preferite di Gigio D'Ambrosio, che salutiamo. Che è allo stadio, tra l'altro. Esatto. Si chiama Canzone inutile, Alessandra Amoroso. Adesso smetti di parlare, ascoltami. È tanto tempo che volevo dirti che solo adesso che ti ho qui davanti capisco anch'io il perché di tutte quelle frasi dentro le canzoni, di tutti quei per sempre scritti sui portoni, delle parole in gola urlate ad alta voce buttate dai balconi. Rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone per te. Per te. E ti ho cercato in ogni angolo, in ogni posto, in tutte quelle storie che mi mettevo addosso. Le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo, ma non mi stavano bene. Ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà. Guarda quanto è bella da lontano la città, che ci sembra quasi un'isola vista d'acqua, mentre noi siamo un mare. Rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che si nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra stupida canzone. Se tutto intorno esplode, quel che vale è che tu rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. Che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non si.
finisce, rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone. È bello, un momento emozionante con molto, canzone molto. Inutile dal lo stadio di San Siro, tra l'altro è scesa la notte, adesso è sceso il buio. È bella questa cosa qui che iniziano i concerti dell'estate, no? Che iniziano bello, con ancora col la luce. Tramonto, è bello, è bellissimo. Bisogna anche tenerne conto, tra l'altro, preparando lo spettacolo. Con gli orari, certamente. Secondo me con gli orari, ma secondo me ci pensano. Con le luci. Anzi, ci pensano sicuramente anche a questo. Cioè parte due tre canzoni pensare e poi notte. Pensare a quante le volte mi hanno detto che non ce l'avrei fatta, che sarebbe stato difficile, complicato. Beh, mi sento di dire che tutto accade e mi rivolgo alle donne in quanto donna. Non date mai la possibilità a nessuno di farvi sentire sbagliate, inappropriate, fuori luogo. Circondatevi di persone positive che possono essere il vostro valore aggiunto nell'amore, nella vita, nel lavoro e soprattutto amatevi anche nel momento peggiore, anche quando credete di star affrontando l'ultimo passo. Credeteci sempre e piangete. Vi va di piangere? Piangete tanto. Non dovete nascondervi, mai. Dovete farvi rispettare e amare. Sempre. Da tutti. E soprattutto siate libere e liberi, questa volta anche, di essere sempre quello che volete. Questa è Alessandra Moroso in diretta su RTL 102.5 in questa serata speciale. Ammazza, ragazzi. Sono venuti i brividini. Brava, bravissima Alessandra, bellissima l'atmosfera che si coglie anche attraverso la radio, attraverso la radiovisione. Sì. Adesso è il momento, dopo la canzone inutile, di ascoltare qualcosa di molto divertente. Quasi un coro gospel sul palco per Buongiorno. Buongiorno. Quando il cielo è terso, niente sembra perso intorno. Buongiorno, anche la mia autostima salirà la cima, intanto ti porto il caffè e penso che siamo ad affannarci per poi non saziarci mai. Crediamo nei progressi, poco in noi stessi e intanto porto il caffè. Buongiorno, sì. Forte, forte. Ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirvi. E bello pensare che per ogni salita vi devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. E non sai che fortuna trovare parcheggio a Roma, non sai che fortuna aver trovato te, sì. Buongiorno, ovunque me ne andassi avrei il tuo abbraccio stretto intorno. Buongiorno, buongiorno, a te che accendi il sole, miracolo del mondo, sì. Buongiorno. Voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarete con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo stadio della nostra vita.
parcheggio a Roma e non sai che fortuna aver trovato te. Dimmi la realtà, ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio che ricambierà. E questo è quello che ho da dirti, è bello pensare che sarete con me a ogni salita. Ti devo tutto quanto baci, il primo stadio della nostra vita, il primo giorno della nostra vita. Alessandra Moroso su RTL 102.5, buona serata a voi, se avete appena acceso la radio, questo è l'appuntamento di San Siro. Il palco è grosso, qui si fa delle camminate, cioè. Ma super allenata, hai visto sì, proprio? Sì, no, quella è la grossa. Ci credi che due anni già si sentono, nonostante avessi tanto da fare, poche fette affitto da pagare, sono una di quelle che si affezionano alle case degli interiori. Non vogliono star fuori, la storia è questa, mamma mia. Non so se resto, se vado via, che c'è una strada per l'allegria. Non so più, non so più, perché ogni strada da una parte porta e la mia radio adesso non conforta. Quanto male sei, quanto male sei. Poi con la tua vita via da me, mi hai detto che ho trovato qualcuno, l'amore ha un indirizzo nuovo. La storia è questa, anima mia, non so se resto, se vado via, se c'è una strada per l'allegria. Non so più, non so più, perché ogni strada da una parte porta e la mia radio adesso non conforta. Quanto male sei, quanto male sei. Non so se resto, se vado via, se c'è una strada per l'allegria mia. Se vado via, se c'è una strada per l'allegria, non so più, non so più. Beh, c'è una strada per l'allegria, passa da San Siro, no? Sì, passa da San Siro, poi se al di là di San Siro dici dov'è, cioè nel senso che la prenderemo passa anche per volentieri, ragazzi. Allora lo diciamo per i nostri amici a casa che stanno vedendo, noi lo sappiamo perché certo. Siamo fighissimi. C'è un cambio d'abito in questo momento, se non sbaglio. Ma adesso o dopo la prossima? Ovviamente dopo la prossima, Luca. Certo, però più preciso, Luca. Adesso c'è Alessandra Moroso dallo stadio di San Siro. Trova un modo, è un'esclusiva di RTL 102.5. Si sono spente le luci, il cielo ormai la ribalta. Tutto diventa nitido, la tua mano mi cerca. O si è già dedicata a una nuova parvenza. È difficile comprendersi pur volendo, io che stento riesco a stare fermo,
immobile contro il vento, sento freddo, io sento freddo. Modo, Alessandra Moroso, sono le 22:04 minuti su RTL 102.5 in radiovisione oppure alla radio in giro per l'Italia. Stiamo seguendo questo spettacolare concerto. Adesso è bellissimo guardare lo sguardo sì, di cioè Alessandra Moroso. Si sta iniziando Moroso. A divertire profondamente. Perché poi quando ti senti uno stadio intero che canta con te quella cosa lì, credo che non abbia prezzo. No, quasi non ha prezzo. Uno stadio di persone che sono venute apposta per te. Bellissimo, ragazzi. Bello. In questo momento lo spoileriamo ai nostri amici come abbiamo fatto prima. C'è un cambio d'abito. Che non è quello di prima. Capito, è Luca? Adesso è un cambio d'abito. Adesso. Tra l'altro, Thomas. Attenzione abbiamo... al piano, posso dirlo? Scusate, c'è Dardast. È vero. Al piano. Abbiamo scoperto che c'è veramente un tatuaggio con un frutto su un braccio di Alessandro Amoroso. Ma. Non è un mango. È un avocado. Vedo Thomas straordinariamente colpito. Magari chi lo sa può scriverci un messaggio. Ma cosa sa? Te l'abbiamo detto noi, l'abbiamo controllato. Sì, no, ce l'hanno proprio scritto. Ci hanno detto: scritto, guarda, che non è un mango. Ha detto un... Luca, ti sei sbagliato. Non certo. È colpa mia. Allora, c'è Dario in questo momento, c'è Dardast sul palco dello stadio di San Siro al pianoforte, perché tra poco ascolteremo. Niente. Cioè, non devo neanche dire io lo so, ma non lo dico. Non di niente. Ok. Quindi, se so che è amore puro, non lo dico. Non di niente. Ok. Thank you.
Vogliamo aprire un simposio di un quarto d'ora sulla bravura di Dario, di Dardust? Pazzesco. Cioè, al di là, insomma, dell'intro in piano che state ascoltando questa sera, insomma, Dardust ha firmato grandissimi successi negli ultimi anni, è stato veramente un protagonista della musica italiana importante. Uno dei produttori più importanti in circolazione in questo momento. Vita anche una trasformazione della percezione del produttore. E soprattutto una trasformazione del pop, cioè come approccio. Tra il classico, l'elettronico e, tra l'altro, insomma, tra i tanti giovanotti, no? Tantissimi ragazzi, insomma, tutti ragazzi, tantissimi davvero. Credo di saperli tutti. No, neanch'io. Quello che mi aspetto è che a un certo punto questo pianoforte si trasformerà in una canzone di Alessandra che tutti riconosceranno. In una zucca. Sto aspettando questa cosa. Ma t'abbiamo pure detto, è amore puro. Ho capito, adesso non la colgo ancora. Ma no, lo stiamo dicendo, lo stiamo spoilerando, quindi da qui si arriverà ad amore puro. Tra l'altro, la hit mega di Alessandra. Stiamo leggendo i tantissimi, sono migliaia i messaggi che state scrivendo al 378-378-1025 da ogni angolo dell'Italia. Anche chi, ad esempio, ci scrive, prima Ilenia, se non vado errato, ci scriveva: io sono a Reggio Calabria, ma sto cercando di scorgere mia figlia che in questo momento è a San Siro. Qualcuno che ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto e che sta seguendo questo spettacolo proprio attraverso la radio oppure attraverso la televisione. No? Bello, bellissimo. Bellissimo, davvero. Godiamoci Dardust, che è veramente bello. Questa è l'acclamazione dello stadio di San Siro, questa sera raccolto intorno ad Alessandra Amoroso per Tutto Accade. E abbiamo parlato di amore puro. Cerco combattendo fuggo da questa città perché non possa guardarmi, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi, che ora è qui deriso stanco tra il ricordo e l'illusione di ciò che era puro amore. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo, e se sarà amore trattala come un segreto, come ricevuto come me, e te pur amore mio, forse vinto e sto morendo, ma sarei in nome di tutta una vita, spese i margini di un sogno, per la musica, la gente che cura le mie ferite, e questa gente, questa musica, indicarono un futuro e fu soltanto. Beh, tu ti aspetti un Dardust che accompagna Alessandra Amoroso con la Cassa in 4 al ritmo a 1000 e invece c'è questa invece atmosfera no. Molto raccolta. No? Per ora no. È vero, per ora no, non si sa mai. Beh, adesso c'è Difendimi per sempre in diretta da San Siro su RTL 102.5. Non voglio rimanere più, non voglio rovinare più la luce buona e trasparente che per ogni occhio. Io voglio dare via tutto e non guardarmi mai più indietro, perché ogni volta che l'ho fatto il tempo mi ha ferito. E non ricordo più la gente, e non ricordo le persone, ma ricordo ciò che le distingue quando temo amore. E porto a letto tutto il mondo che ho chiuso dentro la mia testa.
so che te la resto. Parlami, ti ricordavi di me, pensaci. Io vi ho già visto nei miei sogni, ah, difendimi per sempre, amore mio, almeno tu, in questi angoli del mondo agonizzante di bugie, rimane la ferita, rimane la mia vita, difendimi per sempre in questo mondo in tempesta, in cui l'amore è solo grido di protesta di noi uomini, riesco a non arrendermi. Se ci siete vuoi difendermi, io riesco a non arrendermi. Se ci siete vuoi difendermi. Momento classico, bellissimo. Che bello, ragazzi. Grazie. Dardust! Il ringraziamento dunque a Dario Dardust che... sta per lasciare il palco. Stavo leggendo un messaggio. Dici Luca. Io per amore puro ho convertito il mio biglietto per donare a mia figlia Noemi, 12 anni, una serata speciale con il suo papà. Mi guardo da casa e piango dall'emozione. Che bello. Una salentina come un abbraccio, mamma Debora. Grazie, lo voglio dire davanti alla mia big, che è quella big che ha creduto in me da 14 anni, dall'inizio. Grazie per aver condiviso con me, con noi, la tua musica, la tua persona e l'artista che sei. Io ti voglio tantissimo bene. Beh, questo è l'abbraccio sul palco di San Siro tra Alessandro Amoroso e Dardust. Ho colto della commozione. Beh, te credo, ragazze. Anche i Dardust si commuovono, eh? Si sa questa cosa, che anche i Dardust si commuovono. Allora, bel momento di questo spettacolo. Siamo un punto importante, tra l'altro, no? Che anche sì. L'abito sottolinea il fatto che sia un momento intenso di questo spettacolo. Alessandra si sposta da una parte all'altra del palco. Questo è il momento Giro Limoni di base. È vero? Non mi guardare. Tranquillo. Terrò lì nascosto, senza lasciare segno, il segno in nessun posto, e non avrà una data per una ricorrenza. Il mondo non saprà mai della sua esistenza, eppure è grande, tanto grande, che il silenzio a volte mi fa soffocare. Non è un tesoro negli abissi, invece è tutto il mare. E qui stiamo entrando nel cuore della storia di questi
13, quasi 14 anni di Alessandra Amoroso. Qui eravamo tornati al 2009, tanti, eh? Certo. Siamo diventati vecchi, Visca. Questo era segreto. Non fare conto. Non lo faccio più. Stella incantevole. Siamo al 2012, no, proprio nel cuore del successo di Alessandra Amoroso. Io chiedo te. In una serata speciale in cui insomma, sentiamo anche tutta l'emozione che state trasferendo attraverso i vostri messaggi. Ma tanti, 378-378-1025. Bello sapervi emozionati all'ascolto della radio seguendo la radiovisione. Bellissimo proprio. Siamo allo stadio di San Siro? Perché tutto accade in questo... Sai che mi sono perso? Che cosa succede adesso? Spoileriamolo per gli amici della radio, è bello. Attenzione, qui arriva qualcosa per cui sento già che il mondo intero sta cantando a squarciagola. Stupida che sei, tu non impari mai, il tuo equilibrio è un posto che tu passi e te ne vai, e più stupida di te sappi non ne troverai. Quelle tue paure inutili non finiranno. Ma che stupida che sei, stupida un'altra volta, che parli ad uno specchio e mai alla persona giusta. E da stupida che sei, c'è un'atmosfera pazzesca allo sì, stadio ragazzi, di San Siro. È vero, verissimo. E adesso attenzione, perché se abbiamo cantato un secondo fa, tra un attimo lo faremo ancora di più. Continuo a dormire, se vuoi che stare in silenzio ci fa meno male, magari torno più tardi, fuori fa freddo ma non tremo per quello. Fuori fa freddo e dentro inverno, il giorno rinasce mentre siamo impegnati a perderci. Sarebbe un peccato restare a guardare. Oggi mi sembra diverso il tuo buongiorno amore, o nello stesso.
stesso ieri, era estate dolce in verde. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare, vero che vuoi restare. E questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te la devo fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che vuoi restare. Oh, se io faccio un concerto così svengo a metà, ve lo non dico lo fai, prima, Lu, cioè... Lu, non lo fai, cioè, te lo dico, cioè, non ce la puoi fare, cioè non è cattiveria, no, però certo. Cioè, poi ti dovresti preparare un anno per un concerto. Ma non basterebbe l'anno. Tra l'altro sto seguendo tutti i vostri messaggi, anche chi è a Londra, doveva esserci questa sera e non ce l'ha fatta e ha donato i suoi biglietti. Beh, anche per te c'è questa, sul ciglio, senza far rumore. Al vento che un bicchiere tiene in mezzo vuoto. Ogni volta che tu mi guardi io ricordo che le parole sono la cornice, mentre il quadro è altrove, tu lo sai. Se viaggiamo senza direzione, pur volendo non mi incontrerai, ma se ti aspetterò sul ciglio senza far rumore, puoi annullare le distanze. Forte, forte, intanto sopravviverò. Ho messo in tasca un po' del tuo respiro. Siamo il bello noi, canta. Di ogni errore non c'è colpa, non c'è accusa che ora tenga, non c'è una misura a questa sofferenza di cui siamo parte in causa, di cui siamo parte lesa. E se ti aspetti succede senza fare rumore. Forte! Beh, un momento bellissimo del concerto con Alessandro Moroso che è scesa dal palco, sta attraversando praticamente il suo pubblico. Un corridoio di persone che salutano la bocca. Bello, bellissimo. E adesso ho raggiunto invece un piccolo palco che sta al di sotto delle tribune. Il palco fighetto, viene chiamato. Cioè l'alternativa, capito, per giusto per cambiare. Attenzione che sale verso l'alto in questo momento. Sì, ho detto che è fighetto. Mente pronta per esibirsi con Urlo, ma non mi senti. Resterò alla finestra mentre un altro giorno passa in fretta. Riposi.
È un colpo d'occhio meraviglioso questo. Allora lo dico, insomma, per tutti gli ascoltatori, ho visto Viscardi commosso. Grazie. Bellissimo. No, seriamente, non è uno scherzo. Una volta che sono serio lo dico, cioè, perché è bello. Io, se ci fosse Alessandra qui l'abbraccerei della... per esatto, dirle brava, musica, brava, brava, brava. Potere della musica, ragazzi. No, accendete la radiovisione adesso se non l'avete accesa, guardate sulla vostra applicazione, accendete tutto quello che volete, ma guardate l'immagine di adesso di Alessandra Amoroso allo stadio di San Siro. Ma in realtà mi sto cagando addosso di stare qua sopra, questa è la verità. Bravo Altobelli, grazie. In questo momento così intimo ho provato ad inserire in questa parte della scaletta tutti i brani che in qualche modo ci hanno rappresentato, ci hanno segnato e sono stati per noi di fondamentale importanza. La musica ha scattato delle foto e in me tanti ricordi, nella mia mente tanti ricordi, ci ha dato forza, ci ha dato coraggio, ci ha fatto riflettere. La vita abbiamo visto che è imprevedibile, le cose accadono e a volte noi non possiamo fare niente. Però possiamo poi comprendere e decidere, no? Da quale parte andare, quale direzione prendere. E io, grazie ancora di più al vostro amore, ho scelto sempre quella del bene, della verità e della condivisione. Grazie. Alessandra Amoroso con la via del bene, della condivisione, questa sera su RTL 102.5. E qualcuno di voi potrebbe aver sentito in questi anni di storia estranei a partire da ieri. La luna un soffio, se alzi il braccio puoi toccarla, ti guardo immobile e da un sorriso da bastarda e tra le stelle i desideri della gente che cerca un po' di sé mentre io cerco te. Guardaci adesso che io ti sento che non sei più lo stesso, che me ne frega di esserti mia, mi sembra assurdo solo a pensarci, cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c'è più un gesto, non c'è compromesso, lo capisco dal tono diverso di voce con cui mi dici stasera. Notte ti porta consiglio, magari domani stendi ed ogni cosa ti sembra cambiata, ma forse tu non l'avevi osservata. Il cielo col buio un presepe, le case diventano piccole ed io che non riesco a mostrare emozioni ed io che non riesco più a ridere senza andata nel ritorno, io consumo un altro giorno, confinandomi di niente, tanto niente quello che ha lasciato dietro te. Ma chissà che emozione è questa.
gigantesca, bellissimo, devo dire, questo palco che si è alzato, l'immagine dell'orchestra dietro, veramente un po' l'interazione, no? Sì, sì, sì. Che lei sta mandando anche verso i musicisti da lontano. Assolutamente, bellissimo, ragazzi. Bello, un colpo d'occhio meraviglioso dello stadio di San Siro con Alessandra Amoroso con Tutto Accade in una serata davvero magica. Magica, magica davvero, profondamente magica. È una serata in cui, tra l'altro, adesso torniamo ai giorni nostri. Tutte le cose che io so me le hai insegnate tu, e ogni giorno insieme ne ho imparata una in più. Ogni passo che io ho fatto con te l'ho condiviso, ogni pensiero, ogni paura, ogni mio sorriso. E mi ricordo da bambina quando mi dicevi che se parlavo agli alberi ricordi diventavano più forti. E quanto il bene che ti voglio e che ogni giorno mi hai voluto. Ma per la prima volta stamattina non mi hai riconosciuto. Ho fatto sei finta di niente e sono rimasta muta. Ho girato un po' la testa quando una lacrima è caduta. È difficile accettare che la vita sia anche questo. È difficile capire che a volte non ci riesco. Ti ho incontrata dentro un sogno e hai dato tutto un senso, perché io di te ancora ho bisogno, ma ti lascio andare adesso. E quanto è bene che ti voglio e che ogni giorno mi hai voluto. Ma per la prima volta stamattina non mi hai riconosciuto. Ho fatto sei finta di niente e sono rimasta muta. Ho girato un po' la testa quando una lacrima è caduta. Forte è più grande in assoluto. A te che pensi sempre a me per prima, a te che mi hai cresciuto, mi hai dato tutto in cambio niente, niente indietro mai voluto. E mi hai insegnato ogni giorno un po' tutte le cose che io so. Tutte le cose che io so. Sì, sì. Io so. Grazie nonna. Tutte le cose che io so. Ah, la lacrima è arrivata, ah. Doveva arrivare, sennò, cioè... doveva arrivare la lacrima. La nonna. No, ma non era, cioè, proprio da lei, cioè, questa cosa qui me l'aspettavo anche prima. Però io voglio vedere voi, maschi maledetti, no, lì ma in mezzo, cioè, cioè, in quella su... posizione lì, cioè, saresti, no, in un effluvio di lacrime. Sì, sì, sì. Poi è una canzone comunque te lo garantisco. Che parla di un argomento delicato. No? Sì. Bello, 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 un'atmosfera bellissima, tutto quello che io so, tra l'altro, proprio da Tutto Accade nel 2021. Stiamo leggendo i vostri messaggi al 378-378-1025. Parla di fazzoletti perché sta piangendo, si è commossa ed è meraviglioso. Cioè, faccio col vestito. Ne approfitto per questo momento. Sapete che io poi devo sempre sdrammatizzare, però ne approfitto davvero dal profondo del mio cuore nel ringraziare questa meravigliosa orchestra, spettacolare, unica. Grazie per averci accompagnato. Grazie per averci donato la vostra arte, grazie per aver condiviso questo momento d'amore per noi così tanto tanto importante. E grazie
al mio maestro, zio, amico, non solo mio, in realtà anche della musica, Pino Verris. Beh, bisogna dire che è bellissima l'atmosfera con familiare, l'orchestra. Questa è una cosa incredibile. È la in qualche modo anche, scusate, la posizione grazie di da Alessandra parte della Big. Sì, sì, in questo momento sul palco del pubblico, quindi in qualche modo è un po' come se fosse parte spettatrice, sì, parte, un applauso, no? Cisco, sì, sì. Anche grazie perché... però era un po' smorto questo applauso. Beh, insomma, questo è il calore dello stadio di San Siro, il calore che state trasmettendo anche voi che state seguendo il concerto da casa, dal lavoro, dalla macchina, insomma, state scrivendo centinaia di messaggi. In questi anni con la musica poi ho scattato un sacco di foto e devo dirvi che poi in ogni foto la cosa meravigliosa è che ho incontrato sempre i vostri sguardi, le vostre facce, le vostre labbra, le vostre mani. E quindi voglio dirvi una cosa da parte della ragazzina del 2008 alla donna del 2022. Grazie. Grazie. Beh, leggo anche il ringraziamento di molti di voi invece alla ragazza del 2008 e anche a quella del 2022. Certo. No? Molte persone si scrivono dell'emozione comunque è per loro ascoltare in qualche modo un concerto che corona 14 anni di carriera. Ma che scherzo. E adesso da San Siro arriva il nostro tempo immobile. Tu sei il passato e il presente, tu sei vicino e distante e non capisco se stai sognando. Con i tuoi occhi che sanno a memoria tutte le pagine di questa storia, mentre fuori sta impazzendo tutta la città. Voglio solamente starti accanto, anche quando questa vita prova a metterci paura, glielo insegneremo noi. Il nostro tempo non si può rubare, fatto di tutti, meglio e peggio di noi. E sul mio viso c'è la tua espressione, le mie parole come alle di lei. Vento, sento il tuo respiro che si calma col mio. Un altro inverno e siamo ancora insieme, un altro freddo che non sento con te. Che se mi perdo, tu mi ricordi che tutti i lividi sono monete e come può un fiore spiegarti la sete mentre fuori sta impazzendo tutta la città. Voglio solamente starti accanto anche quando questa vita prova a metterci paura e rimanere qua. Il nostro tempo non si può rubare, fatto di tutto. Ricorda che il nostro tempo non si può rubare. Andrea! E sul mio viso c'è la tua espressione. Fuochi d'artificio, quasi no. Ma che bello! Fiamme su San Siro. Siamo ancora insieme. Un altro freddo che non sento con.
Sto leggendo un sacco delle vostre storie al 378-378-1025. Grazie a Dalle, ci siamo conosciuti ad un concerto a Bari del tour Amore Puro, ci siamo sposati e ora siamo qui con il nostro piccolo tesoro Francesco a vedere il concerto grazie a voi. Ma che bello, ragazzi, non mi fate diventare buono, ragazzi. Io sarà anche il concerto che piano piano, secondo me, si è trovata quella sintonia generale. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. State cogliendo, anche io ci sono dentro. Sì, sì, sì. Allora ci scrive da San Siro qualcuno che dice: ciao RTL 102.5, da San Siro c'è stata una proposta di matrimonio dei miei vicini di posto. Adesso? Adesso, lei a San Siro ce lo dice. Ma mandaci una foto. Io non so tremare stamattina, cercavo qualcosa e volavo lontano. Guardo quante case sono tutte storie da aggiungere. Nella gente speravo ricordi di te, mi facevo già Natale. Tutto un carnevale di polvere. Nei negozi compravo regali per te, a pensarci mi gelo. Com'è? E poi Beh, su Immobile Alessandra attraversa di nuovo tutto lo stadio di San Siro per tornare sul palco e la voce dello stadio si fa sentire. Con Alessandra Moroso stiamo continuando a leggere i vostri messaggi al 378-378-1025. Belli, è arrivato un messaggio meraviglioso, Luca, leggi quello della ragazza. Allora, ho portato mia figlia in giro per 15 anni a vedere i concerti di Alessandra e di Emma e adesso, dopo il master, dopo la sua laurea, lei lavora all'ufficio stampa di Alessandra Moroso. Dai, sono quei sogni che si realizzano, bellissimo. No? Bello, bello. Poi mia zia è nell'orchestra, vorrei dirle che sono orgogliosa di lei. Brava zia Susi. Grande Ale. Zia Susi. Allora, non sono riuscita ad andare al concerto, grazie a voi sto vedendo Alessandra Moroso, stupenda e grandissima emozione, veramente. Vedo il concerto in TV, ma presente con il cuore le mie figlie Noemi e Giulia, sono lì da Siracusa, Alessandra.
Bello. Alessandra, anzi scusate. Nel frattempo fiumi di lacrime della Brianza. Valentina. Fiumi di lacrime della Brianza, fiumi di lacrime anche qui nella, nello studio della suite 105 qui a RTL, perché Luca Viscardi l'ho visto per la prima volta in 20 anni che lo conosco piangere copiosamente. Ragazzi, commosso, commuoversi. Commosso. Si muta il microfono. Sì, continuamente. Esatto. Un baule rosso per ricordare chi ha dato la vita per questo lavoro. Non possiamo modificare ciò che è stato e non possiamo neanche cancellarlo, ma possiamo ricordarlo, cercando di tramutare il dolore in forza, pensando più intensamente al presente e a vivere la vita al meglio, imparando da quel passato. Portiamo luce dove c'è buio, speranza lì dove si è persa, gioia dove c'è tristezza. Portiamo la musica dove c'è silenzio. Questo è un momento importante del concerto, con un baule rosso, anzi due bauli rossi che appaiono al centro dello stadio. C'è un momento intenso, quasi di silenzio, sì, all'interno dello credo stadio. Credo che si starà cambiando anche d'abito. Credo anch'io. Ma qui attenzione, perché comincia un momento importante di questo spettacolo, perché qui comincia la festa. Si comincia a ballare qua. Immaginavo. È iniziato il party, ragazzi. Qui Viscardi voglio proprio via la maglietta. Qua adesso proprio, cioè, basta lacrime parco, qua via, proprio festona. Dai, pazzesca. E intanto 378 378 1025, per i vostri messaggi raccontateci il vostro concerto di Alessandra Amoroso, perché tutto accade su RTL 1025. Già deluso, doveva darti ancora il peggio, disse servono forza e coraggio per contrastare l'entusiasmo di chi ti ammazza l'entusiasmo e per resistere agli inganni, alla follia di questi anni, di troppi credo e pochi santi, per dare voce ai tuoi pensieri, per imparare a stare in piedi e per amarsi più di ieri, di più, di più, di più. Coraggio, che sono tutti allenatori, quando ti toccano i rigori sempre servono forza, amarsi senza alcun appoggio, come hanno fatto Luca e Sergio. Io avessi avuto quel coraggio, quando il destino è stato avverso, di certo non ti avrei mai perso così, così, così. Amica mia, dividiamoci il coraggio, che di forza avrai la mia, la verità preziosa, amica mia, ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio. Yeah.
Forza e coraggio! Con Alessandra Moroso sto leggendo i messaggi. La mia ragazza fa parte del corpo di ballo, ti amo Gaia. Tra una pagina e l'altra in preparazione degli esami stiamo seguendo la diretta per la nostra amica Eleonora che balla. Figo, ma perché c'è un cast gigantesco, ragazzi. È vero, verissimo. Ballerini, ballerine. Quanti ballerini saranno? Tanti, ragazzi, tantissimi. Sì. E adesso tra un ballerino e l'altro c'è Tutto Accade. Alessandra Moroso, su RTL 102.5. La prima cosa tu quando è mattina, per questo sempre voglia di svegliarmi prima, non è come per la sole da bruciare, che basta una scintilla e dopo tutto accade, basta una scintilla e dopo tutto accade, basta una scintilla e dopo, noi che siamo in giro dalla sera prima, senza la voglia di lasciarci ancora. Basta una scintilla e poi tutto accade, lo stiamo vivendo questa sera su RTL 102.5. Grazie anche a tutti i messaggi che state inviando, raccontando delle storie meravigliose. Sì, è vero. Ognuno ha la sua storia, la sua esperienza legata alla musica di Alessandra, che poi è la bellezza della musica in generale. Do un bacio a tutti i ballerini, questo era fuori, però voglio dare un bacio a tutti i ballerini, siete fantastici, stupendi, meravigliosi. Gli altri stanno qui dietro, abbiamo lavorato tantissimo. Grazie maestra Veronica Peparini, perché sei unica, sei unica. E devo detto dire questo, vado perché vai. Dovete sapere dove ho invitato degli amici molto speciali che in realtà mi sono stati accanto in un momento molto particolare della mia vita. Forse un momento non era solo il mio, era un po' di condivisione per tutti, sinceramente. E loro con il loro carattere, la loro personalità che è molto diversa, la loro musica, sono riusciti a scaldarmi il cuore, a darmi quelle emozioni che pensavo sinceramente dopo tanto tempo da sola, 2 mesi e mezzo di reclusione, un po' l'abbiamo vissuti tutti, credo. Sinceramente mi hanno dato quella coccola al cuore della quale avevo bisogno, e sono stati in grado di restituirmi emozioni davvero grandi. Signori e signori, i miei fratelloni, i Bundabash!
Eccoli, ciao, Bunda Bascia! San Siro! E mo se balla. Adesso è il momento della festa. Insieme ai vostri messaggi numerosissimi con tutte le vostre storie legate ad Alessandra Moroso. Alessandra, tutti, per favore. Ma chi doveva esserci e non ce la fa? Chi ci sta seguendo proprio attraverso la radio, attraverso la televisione? Chi a Pisa, chi all'Isola d'Elba, chi a Lecce, chi in Svizzera, chi alzate a Londra. Alzate la radio, alzate il volume del vostro televisore, ragazzi. Come fa Alessandra? Diglielo! E godiamoci l'estate. Mi fanno paura se non sei con me. Mi hai detto ritornerò presto, tu aspettami qui anche se il mondo crollasse in un giorno. Se tutto bruciasse in un secondo, tu non sarai sola, io sarò sempre a tre passi. She's been missing me like the sun, missing moon, like a child. And mommy, please come back soon. And when she talk like this, she break my rules. I feel so young in love, and every time back school, this time you're gonna cry like a river, because this dance is coming deeper. And it's not enough when you say I miss you. Those summer days I will always remember. Pensando a quegli attimi, sdraiati in spiaggia, aspettando l'alba insieme a te. Verso il cielo tutti, e adesso che non sei qui, e dove? Ma mille chilometri, mancarsi fa male quando rimane la voglia di te. Come? Mi segni indelebile. Più su, vivo! Tutti! Questa è la grande festa di San Siro. Che bello, ragazzi. Noi qui nella Suite stiamo ballando, ragazzi. È vero, tra l'altro stiamo leggendo Ilene Viscardi. Vabbè, lasciamo stare, dimmi. Io sono l'ultimo ballerino, quello che non ha avuto spazio sul palco. Stavo leggendo mia sorella è tra le ballerine, Vicky sono fiera di te. Vedi che... E sono tante le ballerine, Ci sono tanti ragazzi che ci stanno scrivendo. Sono Giovanna da Salerno, sto seguendo il concerto in TV, uno spettacolo grazie a Alessandra Moroso, il mio compagno, ha dedicato a suo figlio una canzone Forza e Coraggio. Fatevi un applauso da soli, San Siro! Ultimo giorno di vacanze a Kos in Grecia, guardiamo il concerto in diretta grazie a RTL 102.5. Voglio vedere tutte le mani a tempo, tutte, ragazzi, tutte. Qua si continua, qui ormai è discoteca proprio pura. Tutti. Qua fanno quasi competizione alla discoteca nazionale. È vero. Come fa? Diglielo, diglielo! Vede il mattino, fuori dai capo, ancora in giro, buco sbavato, mambo salentino, e l'autostrada dentro. Quando torno non voglio un minuto di stress. Penso solo a star bene in Salentino. Quest'anno si ci vuole legato, come un'estate in Salento. Trovarsi dentro una dancehall, tornare indietro nel tempo. Peggio mia, dimmi cosa succede. Se tra un secondo scappiamo via senza guardare più dietro, la tua bocca diventa la mia.
Hey, 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 mambo, mambo, hey, mambo Valentino, mambo, mambo. Sta cadendo una stella, è solo un punto nel cielo, ma la più bella è già a terra a fianco a me. Ho espresso già un desiderio. Come? E sta ballando con me? Come se ballasse principessa del quartiere, sembra una velina. Se mi vesta sei speciale, tu sei Salentina. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via. Tutti Salentini presenti, ciao. E la tua bocca diventa la mia. Ma tutta la gente presenti, ciao. Per scala, hey, sento l'estate. Come? Le nostre ombre. Come, come? E almeno fino al mattino. Mambo Salentino. Alessandra, non sarà per sempre, ma come, come? Una sola sera con le stelle mi basta, anche se veloce come un treno che passa. Non sarà per sempre, ma così per stare che ballare abbracciata con te. Su e giù! Mambo Salentino. San Siro che tra un po' fa una capriola adesso, eh? Che bomba! Ma che bomba davvero! Nel corpo di ballo c'è anche nostra nuora. Ci stanno tutti, regà, nel corpo di ballo. Perché... poi vola in alto, Gabriele, meriti di stare su quel palco. Tornerò a cantare sul tuo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi a sera, karaoke, Montana Nera. Voglia di ballare, voglia di riaverti in uno stadio pieno, per fare tutto quello che non si poteva. Destra e sinistra, show! Proprio festa, festa, festa allo stadio di San Siro. Salutiamo anche voi che ci ascoltate da casa, ad esempio Alma, che doveva essere a San Siro ma è positiva al Covid. Ah no, pensavo che aveva un parente sul palco, no. Di Alessandro Amoroso. Alma doveva essere lì, Jacqueline che doveva essere lì, chi segue da Malta, chi, oddio, sta facendo jogging sul lungomare in Salento. Vieni Fabi, oddio che bello. Quanto hanno spaccato Bunda Bascia Alessandro Amoroso. Figo, perché se lo autodice, cioè quello che mi piace, giusto? E quanto state spaccando voi? Fatevi un applauso, no, da soli. Ragazzi, io vi dico solo grazie. Grazie davvero. Cioè avete, mi avete dato così tanto, anche se siete uno, due, tre, quattro stronzi in realtà. Ok, cioè, tra l'altro. Sì, però io a questi ragazzi voglio un bene dell'anima, perché al di là di quello che è la musica, in realtà è la musica che ci ha fatto incontrare, però vi voglio proprio un bene
che va oltre ogni cosa, davvero. Secondo lo sai? Sì. E noi ti rispondiamo che la cosa più bella, la musica fa tante cose belle, però la cosa più bella che ha fatto la musica è farci conoscere quella che è diventata una delle persone più importanti nella vita di Bundabash, e sei tu. Che bello! Qui c'è amore, c'è affetto. Ti faccio piangere a San Siro. Tra poco ripiangerà, ovviamente. Ecco, sta piangendo. Infatti, esatto. Sta piangendo, ma è giusto, ci sta. Però anche Thomas, ho visto che era leggermente commosso. Ti sei commosso, Tommy? No, Luca Viscardi, io l'ho visto proprio in difficoltà prima. Grazie, nel momento grazie, quello dell'intensità del concerto, lì proprio l'ho visto proprio. Beh, ma perché questa sera c'è un'energia bella, questa è la magia della musica. Ciao ad esempio a Giulia che questa sera non può essere lì al concerto, ma poi insomma a tutti voi che ci state mandando messaggi salutando persone che sono allo stadio. Sì, e questa è la cosa che è ancora più bella. Allora, vediamo un attimo adesso tutti i messaggi a 378-378-1025. Adesso c'è un momento importante in arrivo. Forse c'è un cambio di palle, di abito. Di abito? Dici? Vediamo. Nell'azione e nei pensieri, e di qualcosa prigionieri, quella sensazione di essere fino in fondo veri, come non è stato fino a ieri. Attenzione, nell'orchestra c'è mio marito. Davvero? È un genio. Con la mia c'è sempre stato qualche cosa di sbagliato, qualche punto di domanda che alla fine non tornerà, come un allarme già disattivato, ma che suonava ancora. L'impressione che ogni volta si arrivasse ad una svolta che alla fine poi non c'era. E non mi era mai successo di capirsi con qualcuno al volo, come con voi adesso, come con voi adesso. Quella sensazione di non sentirsi mai stranieri, nelle azioni e nei pensieri, e di qualcosa prigionieri. Quella sensazione di essere fino in fondo veri, come non è stato fino a ieri. Quell'estrema indispensabile simmetria di desideri. Buona serata dunque da RTL 102.5, Alessandra Amoroso in diretta dallo stadio di San Siro. Dopo la simmetria del desiderio c'è il mio stato di felicità. Però Viscardi scatena di adesso. E adesso spacco tutto. Adesso spacca, fai una cosa, cioè proprio dai, spacco la chitarra. No, Viscardi. Abbiamo perso Viscardi. L'eccezione resta l'unico modo per sentirmi davvero quella che sono. Io lo sai, non so mai adeguarmi, le convenzioni le lascio a tutti gli altri, e non sopporto il concetto di normalità. Nessuno ti dice mai come si fa, e per questo cantiamo fuori dal muro di disegnando la mia senza condizioni piena libertà. Non c'è nel mio stato di non c'è niente che mi obbliga ad essere diversa da come mi va, il mio stato di felicità. Attenzione perché qui c'è un messaggio. Jenna, ci siamo conosciuti ad un concerto di Alessandra Amoroso e l'anno prossimo sarai mia moglie, ti amo. Attenzione ragazzi, c'è un cambio d'abito sul palco, cioè ha cambiato gonna e parte una mega hit. Vai. Un super successo. Vivere a colori, Alessandra Amoroso qui su RTL 105. Mai ci pensate e mai spesi sguardi volti ad orologi attesi, alla stazione, un'emozione, alla vita che si fa sognare.
sento il suono del metallo che stride, mentre passo qualcuno sorride, preme il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te, niente di più semplice, niente più da chiedere. Accade con Alessandro Amoroso, attenzione, nel servizio sanitario a San Siro c'è mio fratello Manuel. Dai, basta, Riccardi, però c'è, no, c'è di più, c'è di più. Mio chi? Padre Tommaso è dietro al palco, esatto, che prepara panini per lo staff. Grande. Vabbè, basta così. Alessandro Amoroso ha preso il controllo anche di un enorme tamburo. Comunque invece il messaggio di prima dei panini, io ci tengo a dire, perché poi uno si parla di ballerino, no? Dici. Però tante persone lavorano a un concerto. Assolutamente. Ovviamente dai panini, arrivando ai ballerini, amicizio, un grande spettacolo. È una splendida carovana, sì. E io direi che qua ci avviciniamo al gran finale di questo grande spettacolo di Alessandro Amoroso, e allora comunque andare. A cercare la luce sul fondo delle cose.
Gallu, la mia band, Alessandro Magnalasche, Ronny Aglietti, Dato Vecchioli, Pamela Scarponi, Luciana Vaona, Roberto Bassi, Davide Peralisi, Davide Aru, il maestro Pino, tutta l'orchestra, i Bundabash e Dardast, grazie ragazzi, vi voglio un sacco bene. Un bacio a tutti gli amici che questa sera sono venuti, grazie a DB Boulevard, il Selton, Stefano Fisico, Milla, Angelo, tutti gli autori, grazie che so che ci siete. E poi il light designer Francesco De Cavi insieme a Viviana, i contributi video, mua, Sergio Pappalettera, Giulia Miggiano, Luca Belli, il fonico di sala, il nonno Gianmario Lussana, fonico di palco Max Big House, e poi Perez, Scucchi, Ermete, Doni De Grandis, il mio backliner, la mia ombra, Cisco ti voglio ben assai, Antonio Del Vecchio, Sam Cigna, i favolosi tecnici tutti, Roberto Rosu, Cristiano Grassini, Tex e Tigo Ronchese, Davide Altobelli, Vanessa Seren, set coordinator Tony Virzi, ai camerini la mia Orni, dovete fare l'applauso, tutte Friends and Partner, con Ferdinando Salciano, Barbara, la mia Vero, Francesco, Francesca Tumolicchia, Laura Battista, Mario Zappa, Usangumeo, Mamma Fenia, sono tutte persone che lavorano qui dietro, Andrea Sembiante, RTL 125 con Lorenzo Suraci, la mia casa discografica la Sony, Parole Dintorni, il mio ufficio stampa, Alessandra e Riccardo Vitanza, grazie Balestra e Sofia per questi meravigliosi vestiti, il mio stylist Timone insieme a Polly e Pietro, poi foto e video, la sera, Giulia, Leo, Federico, Michele, Andrea, Giulia Riva, Matteo, Paolo Catalano, Fabio Ciancarini, oltre il merchandising, Food and Sound, Antonio Fonticchia. Ma Matteo era Matteo Fucci? So io, regà. So io, era per me. Matteo Fucci. Il mio staff. Posso dire, Giacomo, brutto Gloria, che non abbia salutato Gigio. Anche. Perché un Luca l'ho sentito. Ma che lo sta facendo adesso e noi stiamo interrompendo. Esatto. E voi che avete reso la mia vita speciale. Beh, bellissimo il colpo d'occhio dello stadio di San Siro, attenzione perché stasera il nostro Papi sta suonando il contrabbasso dell'orchestra. Grazie! Ed è anche l'anniversario dei miei genitori, 37 anni. Poi posso dire una cosa, non è che voglio mortificare questo momento, che meraviglioso, però mo ci sono i Peace. Cioè, nel senso, che ne sai, magari no, ci so sempre, raga, ci so sempre. Alessandra Amoroso. Adesso va via, fuori. Esce fuori, dal palco, fiamme, fuochi, esatto, di artificio, botti. Ballerini sparsi dappertutto, appesi a ogni parte del palco, una roba incredibile. Fiamme. Tra l'altro, vuoi una notizia? Certo. Jessica e Fabio stanno per sposarsi e quindi ce lo segnalano questa sera che si sposano tra poco. Quindi... Ma dove? Durante il concerto? No, però ce lo volevano dire in occasione del concerto. Grazie. Grazie Luca. Che uomo di servizio, eh? Io qui guarda che vado a pescare adesso ogni singolo parente, infatti prima qualcuno ci ha scritto non conosco nessuno a San Siro, cioè strano, pentiti, strano. Io c'ho effettivamente un paio di amici che stanno là, cioè nel senso, quindi tu Tommy c'è qualcuno? Beh, due sì. Hai visto? Della suite. Ah, Gigi e Laura che sono lì. Esatto. Ok. Li salutiamo peraltro, come tutti ovviamente. Gli amici della suite 125. Allora, il buio in questo momento su San Siro che viene inquadrato. Adesso c'è quella dall'alto. Classica cosa del fuori. E si raccende fuori. È un classico. Io sai che erano rimasti i concerti quando si faceva Ale. Adesso vediamo, dipende che chi è il primo, vediamo che parte lì. Però ascoltiamo il coro quale sarà, tra l'altro, adesso vediamo. Attenzione, zitti un attimo, secondo me è fuori. Zitti. Ale. Alessandra? Cosa dicono? Potrebbero dire qualsiasi cosa. Forza Milan? No. No, non credo. Però nel senso, cioè, però stanno dicendo delle cose. Comunque stanno chiedendo. Uno urlava c'ho fame. Ho sentito anche Papa Fucci, cioè quelle cose così. Però sentivo anche un leggero Viscardi. Thomas, mi spiace, per il momento non ho ancora sentito nulla per te, ma vedrai che adesso, se stiamo attenti, sentiremo qualcosa. Sentiamo adesso. Le luci si accendono e si spengono. Sì. Vedi, quando lampeggia compare la luce e parte il coro, vedete, è questo lo schermo. Questo quindi... mi piace però, sì, è una lo bella metto idea. Anche davanti a casa. Vabbè, magari no, Luca, eviterei, cioè nel senso, non credo che c'è qualcuno che ti fa, non credo, non si incazzino proprio.
cioè davanti a casa. Però bello perché bellissimo. Si accendono le luci e il pubblico di San Siro risponde con il calore, insomma. E il caldo, perché tra l'altro fa un caldo, certo, infernale fuori, quindi insomma. Però avrete notato, probabilmente, insomma, ascoltando questa sera, seguendoci attraverso la radiovisione, ma poi del calore, dell'affetto che si coglie dentro lo stadio di San Siro per questa prima serata speciale. Si riaccendono le luci. Eccola. L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi, parliamo un po' così non scappo. Quante inutili parole, sembrano torri d'avorio. Cerco nelle mie paure, ma non mi hai detto che t'odio. Ma la nostra storia è bruciata, io e te sempre fuori casa. Ti dirò di a metà strada, senza guardarci più indietro. Uno dei due se ne va, e adesso guardami, quanto siamo stupidi e stupidi. Siamo meglio di così, scusami, se ora ti dimentico. Riconosco, perché un'onda come tu la mia pelle. E forse però non si impara mai ad essere felici, no mai, no mai. Fammi un sorriso dicendo io ti amo così, ma mai, ma mai. Sul tuo nome ho tatuato una piuma, adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma. Un po' come facevi tu, lascio i vestiti sul letto, e ormai non lo sistemo più. Sai, lo preferisco sfatto, e la nostra storia è cambiata, io e te con un'altra vita, ognuno per la sua strada. Dirsi con una risata che il bene non finirà. E adesso guardami, guardami, quanto siamo stupidi, stupidi. Siamo meglio di così, scusami, se ora ti dimentico. Forte! Provo a sfilare le spine in aria come bollicine sospesa. Sono così a fuoco adesso, e quello che non ho detto in fondo non è andato perso. E ora riconosco il tuo viso ancora, non mi chiederò sempre a te. Tatuato una piuma, adesso sul suo nome ho tatuato una piuma. Oltre all'avocado, che non è un mango, che poi è un frutto del Salento, il mango? Ha tatuato una piuma. Il mango? Ah, no, lei ha detto ho tatuato una piuma, oltre al mango. Vabbè, okay. Camera 209, Alessandra Amoroso. Si tratta come uno scemo. No, non mi permetterei mai. Che cosa hai fatto io? Di volare così, ho fatto piccole le ore in un locale sul mare, con le amiche era una vita che stavo così, c'era la luna, avevo voglia di gridare. Chi c'è quegli occhi criminali mi vedi, la notte ancora nostra,
Qui su RTL 102.5, in diretta dallo stadio di San Siro, siamo al momento in cui cantiamo tutti insieme. Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci come bambini. E allora sì, io non ho smesso mai di ridere, perché non voglio abbandonarmi. Anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca. Guardo la strada che portava da te, finiva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono. Un altro viaggio, un'altra stanza di te, mi sto imparando da me, che questa vita per un attimo. Come? Forte! Mi sento in Thank you.
un trionfo di colori per il gran finale di Tutto Accade, una serata davvero straordinaria, unica, in diretta su RTL 102.5. Riscardi. Bello, 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 bello. Thomas, cos'hai da dire? Ragazzi, sono molto emozionato, sono molto contento soprattutto di essere stato qui con voi. È vero. Di aver avuto l'opportunità di raccontare un concerto tanto importante per tantissime persone. Ci hanno scritto veramente tantissimi. Tanti, infatti, qualcuno ci dice, leggi il mio messaggio. Allora, impossibile, perché ne abbiamo ricevuti. Ma Luca, ora arrivano in ottamboli che faranno una sorta di dopo concerto, quindi di approfondimento, parleranno delle emozioni, tutto quello che è successo a San Siro, grazie Nottambuli, che fa, cioè, è radio di servizio questo, bravi, bravi davvero. Hai il tema che stai lanciando? Sì, sì, loro, cioè, faranno il dopo concerto di Alessandro, okay, Amoroso, di questo parleranno al 378 378 1025. Sentiamo gli ultimi secondi. Pazzesca, cioè, bella, 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 sì, che è quello, sì, che ha accompagnato, sì, questa serata, insomma, che noi abbiamo seguito dal primo minuto, no? Vi ricordiamo che ogni mese, il 13 di ogni mese, per tutto 2022, abbiamo accompagnato Alessandra Amoroso in questo percorso fino allo stadio di San Siro. Riscardi, io sono un po' triste, perché comunque è finito il concerto pazzesco, veramente veramente molto bello, ma noi abbiamo finito, Viscardi. È finito davvero? Abbiamo finito, sì, abbiamo finito. Ragazzi, stiamo andando via? Se volete lanciamo un tema a caso e andiamo avanti. Cioè, non potrebbe so come essere, potrebbe essere un'idea. San Siro! Ma se lo occuperanno in ottamboli, non qual ti preoccupare. Qual è il vostro ricordo più grande legato allo stadio di San Siro? Guarda, in ottamboli erano indecisi se parlare del dopo concerto di Alessandra Amoroso o di IRPEF, che, okay, è un tema che ancora non hanno affrontato, ma che comunque... Ma io per l'IRPEF tutto sommato, cioè, lo guardo con così. Amici ascoltatori di RTL 105, decidete voi, o IRPEF o le emozioni dopo il concerto. Commenti al 378 378 1025. Comunque guardate, io stavo guardando adesso le immagini degli ultimi secondi, insomma, con lo stadio di San Siro che sta svuotando, no, cioè, con l'Amoroso che sta ballando sul palco, ed è veramente, sì, stata una serata pazzesca, bella, 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 bella. Siamo ancora stati contenti di averlo raccontato. Grazie anche ad Angelo Baiguini, che questa sera tra l'altro ha acceso proprio il pubblico dello stadio di San Siro per questa serata speciale, e grazie anche a tutta la squadra che ha lavorato per rendere possibile questa diretta in questa serata. Quindi, bravissimi tutti quanti, ragazzi. Salutiamo Thomas al di là, ragazzi, di questo schermo, stai, cioè, a Roma. Salutando. Sì, ti stiamo salutando. Se vuoi rimanere con i nottamboli, ah, spero, i nottamboli ti quasi tengono. Quasi io. Vabbè, no. Ragazzi, Riscardi, per noi è stato un onore stare con ma te. Ma per me è un piacere come al solito, spero di ritrovarvi prestissimo, e insomma, che vi devo dire? Basta, devo ragazzi, via. Domani c'è la suite. Certo. Alle 21. Puntuale alle 21. Adesso ci sono i nottamboli. O IRPEF o dopo concerto, scegliete lo voi. Lo sceglieranno, okay, loro, ragazzi. Teniamoli lì per stasera, dai. Stanno lamentando. Va bene. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao. Il potere di piangere. Il potere della nostra radiovisione. Il potere di essere umani. RTL 102.5. Very normal people. Nottamboli. Eccoci qua.